follow me, quanto brilla il rollo, ciao poveri. L'altra sera io e la Martina eravamo appena usciti dal concerto quando lei ha preso la macchina ed è fuggita lasciandomi da solo in mezzo alla strada. Ieri eravamo tutti preoccupati perché la Martina è sparita. Ho visto una testa dentro una macchina che non ho riconosciuto, ma sono sicura che quella dentro fosse mia sorella. Alla fine abbiamo scoperto che era andata in questa specie di spa con Filippo perché avevano trovato un aggancio per entrarci. Comunque tutto bene quel che finisce bene. E adesso siamo passati dal retro e siamo riusciti a entrare a una spa e quindi niente, adesso andiamo a spassarcela e c'era anche l'alcol. Così si faceva! Cioè sembra un pesce rombo. Non esiste il pesce rombo. Sì. Prendi quel foglio dell'Avis che ti è arrivato oggi, quella richiesta che ti hanno fatto, che ti hanno invitato al pranzo. Ce l'ho fatta! Sì, ma sai come viaggia questo? È un'idra! Dai l'antro con la vita. Ho vomitato il caffè! Gian, che bello sto del tatà! Lo posso inzuppare nel caffè? Questo caffè! Dio, Gian, però... Un grande! Boh, vedi i poveri come si divertono, fanno gli aeroplani di carta. Io. Dai, basta, Gian. Uccido. Boeing 200.000, vedi? Per dietro sgancio le bombe. Gli ho fatto la modifica, guarda! Ha sganciato tutta la catena di bombe. Sapevo che avremmo vinto la guerra un giorno. Questo fa male. No, no, fa male. She works a night. Roads to McDonald's. Questa sera andiamo al McDonald's perché c'è lo sconto sui gelati. E si vola, si vola. Ciao, allora io vorrei 3 McFlurry. Guardate che buio che mi è venuto fuori, ho un cratere nella seconda faccia che... E la novità della settimana è che Paolo ha trovato lavoro in un bar e lo hanno preso in custodia dentro il bar. Questa sera per il bar speriamo di poterci almeno permettere un bicchiere d'acqua. Paolo ha trovato questo nuovo lavoro grazie alle sue conoscenze di magnati dell'industria in un bar che si trova nella zona molto popolata, cioè il Porto. Sono un'inaugurazione di un bar. Paolo non torna più a casa da 3 giorni, cioè da quando c'è stata l'inaugurazione. E avendo i capelli di questo colore chiaramente mi conoscono un po' tutti perché sono stata fermata da alcuni amici, quindi qualche battuta e... Marco sta guardando un film con dei pantaloncini da sfigato. E mia sorella è stata ripresa dalle telecamere alla spa, un piccolo arresto. Ora la vado a prendere e dopo una notte passata in carcere la vedete provata. E anche una nottata in carcere l'abbiamo passata.